con la struttura di base. Adesso stiamo sperimentando, testando con Paypal, lo stiamo testando in questi giorni, ci arrivano i vari acquistini che stanno facendo l'ora di prova. Paypal che è la piattaforma di pagamento che abbiamo scelto, perché da non potevamo né trattenere i soldi, non so se vi ricordate il gioco, eccetera, eccetera, ho fatto fuori un casino perché le banche gli hanno detto voi trattenete i soldi state facendo da banca. Quindi per evitare qualunque tipo di problemi, i soldi vengono gestiti direttamente dalla piattaforma, noi tratteniamo una fee, è tutto molto trasparente. E il 5% va a Shanimoto, quindi arrivava dopo la domanda, ed è il modello di business, trattenere una fee del 5% della donazione, dopo ci saranno meccanismi pubblicitari sui quali dobbiamo ancora decidere effettivamente come abilitare sistemi di advertising all'interno della piattaforma, sempre se ne vogliamo. Sono sistemi a parte la percentuale diretta sulla donazione, molto interessanti che stiamo vedendo, che stanno emergendo in questo momento proprio in diversi eventi. Allora, adesso vi passo il microfono a Simone, che è il community manager della... Ciao a tutti. Visto che le domande latitano di solito alla fine degli interventi, mi sono permesso di farmi un paio di domande che mi faccio quotidianamente per l'altro, quindi in questi mesi ho iniziato a collaborare con Shanimo da febbraio, quindi già con la piattaforma in qualche modo pensata e anche quasi realizzata, ho iniziato un po' a guardarmi intorno a vedere, ma ok, magari in Italia un sito che raccolga fondi per le onlus non esiste, o meglio, ne esistono ma sono realmente nascosti. Quindi andiamo a vedere un po' cosa succede fuori. Mi sono imbattuto nei vari Kickstarter, da poco in Italia ne sono sorti altri, e sono però piattaforme di crowdfunding, cioè piattaforme che presentano dei progetti e poi chiedono agli utenti di donare, o meglio, di donare o prestare del denaro per far sì che il progetto si realizzi. Spesso, quasi la totalità di questi siti, a fronte di una donazione, chiamiamola così, scalare, cioè una donazione di differenti tipologie di donazioni, c'è un ritorno rispetto appunto a quanto donato. Quindi se doni un euro ti mando una mail di ringraziamento, se ne doni 10 e io dovrei registrare un disco ti mando la copia digitale del disco, se ne doni 50 ti mando la copia firmata del mio disco. Però mi sono anche risposto, Shanimoto in questo momento non ha nemmeno una piattaforma di crowdfunding, non è ancora stata sviluppata e vuole in realtà volesse un social network, quindi volesse qualcosa di diverso. La prima cosa che abbiamo fatto dal momento del lancio è stato chiedere ai futuri utenti, cioè a chi volesse iscriversi alla piattaforma, di raccontarci qualcosa di loro. Cioè, ok, l'iscrizione è libera, ma per avere l'accesso, per avere l'account, scusate, per avere un account ti chiediamo 2-3 domande. Ti chiediamo perché ti sei avvicinato a Shanimoto, ti chiediamo qualche dato, il tuo nome, il tuo cognome e poco altro. La mia idea era che la risposta tipica sarebbe stata ASD. Ok, c'è un campo, devo compilarlo, primo invio e così mi iscrivo. E invece mi sono stupito che sui primi 500 iscritti, e mi sono letto tutte le risposte che hanno fatto, il 99% delle persone che si sono iscritte a Shanimoto hanno veramente risposto alla domanda perché pensi che Shanimoto
possa fare del bene, o meglio, possa essere il sito adatto a te, l'utente non è stato a rispondere effettivamente. Una delle risposte che mi state leggendo: ti piacerebbe trovare la storia che fa per me entrare in prima persona in uno di questi progetti. E insomma, da queste risposte emerge una, molto spesso, una volontà di partecipazione che io stesso non mi sarei aspettato nel momento in cui ho iniziato a lavorare su questo progetto. Cioè, le prime persone, quelli famosi early adopters, che sono arrivate su ShinyNote, erano e sono persone fortemente motivate, o perché già lavorano o fanno volontariato all'interno di associazioni o organizzazioni no profit, oppure, e questa è la parte forse più importante, sono persone che sono attratte dal mondo del no profit, quindi sono attratte più che dalla singola organizzazione, diciamo da quello che viene creato dal terzo settore, quindi un modello diverso di anche di business, ma un modello diverso di stile di vita. Sì, quindi poi una forte volontà di partecipazione, cioè ci sono anche persone che hanno scritto: io mi iscrivo, ma vorrei che mi consigliaste un'associazione nella mia città perché vorrei partecipare. Quindi c'è un'aspettativa anche forte, cioè ci hanno preso come ok, ho letto su Repubblica che voi collegate le persone alle associazioni, adesso collegatemi, sono qui, se sono iscritto, dovranno aspettare ancora un attimo. E qui ho fatto il piccone, sì. Quindi ShinyNote viene concepito dagli utenti, non solo come questa è la risposta alla domanda di qui sopra. Per il momento, perlomeno speriamo che continui così, viene percepito come un luogo di partecipazione e un luogo di condivisione di valori positivi. Questo era quello che si voleva dall'inizio, questo sembra essere il risultato. E qualche numero, alla fine siamo giovani, quindi abbiamo avuto un forte, devo dire, un forte lancio grazie a questo articolo di Repubblica sicuramente, che ci ha permesso di avere più... Quando è uscito l'articolo su Repubblica, il sito non era nemmeno online, quindi c'era solo la form di iscrizione alla newsletter, nulla di più. C'era la descrizione di 5 righe del sito, quindi c'è già stata una fiducia iniziale da parte di questi utenti che si sono iscritti alla newsletter, quindi col sistema del proprio insomma, della conferma via mail, senza vedere nulla, si sono semplicemente fidati dell'idea. Da questa newsletter poi al momento abbiamo 930 utenti che non sono nemmeno iscritti tutti alla newsletter, alcuni sono arrivati poi tramite passaparola. La cosa forse più importante è che già 107 organizzazioni no profit, quindi associazioni, piccole associazioni, medie associazioni, si è iscritta anche l'Università di Bologna. Non le abbiamo detto di no, anche se in questo momento l'obiettivo di far entrare organizzazioni no profit più associazioni, ONG, cooperative, ma visto che l'idea è di aprire anche enti pubblici, sicuramente l'Università di Bologna può essere un buon lancio per noi, è l'università più vecchia d'Europa. E infine le storie raccontate. ShinyNote ha voluto usare come modello centrale del social network non la persona, non l'utente, non il profilo dell'organizzazione, ma la storia. Quindi abbiamo chiesto appunto all'utente di scrivere queste storie, che non sono storie di 3 righe, spesso sono anche troppo lunghe, cioè le persone si sono messe a raccontarci veramente alcune persone tutto il loro percorso di vita che è passato attraverso esperienze in ambito associativo. E un'altra domanda, così non me la fate voi, e mi sono appunto quando ho iniziato questa esperienza ho detto sì, ma alla fine ai ragazzi che fatto gliene frega di un social network così, e infatti la risposta è stata che chi si è avvicinato a ShinyNote
non è esattamente un giovincello. Lei qua usa i dati di Facebook, però come numeri siamo lì, sono circa 900 fan, quindi ci siamo. Il 63% dei fan di Shining Up su Facebook ha più di 35 anni. È un dato positivo, è un dato negativo? Io l'ho visto in positivo. In positivo, cioè che a maggiore è l'età degli utenti, maggiore sarà la propensione e la capacità di donare alle storie del progetto. Il dato negativo qual è? Vuol dire che non è molto, in questo momento, molto smart, passatemi il termine, verso invece le nuove generazioni. Ecco, qua un po' di esempi della nostra community molto giovane. Ho estremizzato la slide precedente per farvi vedere che cioè, queste sono mail, anzi stralci di mail lunghe, lunghissime, scritte rispettivamente da una signora di 75 anni che fa parte di un'associazione, ha una figlia Down. E quindi si era detto: oh, io voglio raccontare la mia storia, voglio raccogliere fondi per l'associazione nella quale che ha ospitato mia figlia. E l'altra signora, Anna Luisa, di 83 anni, lei non mi ha detto l'età, poi me lo sono fatto dire da un'altra persona, che ha aperto un rifugio per cani abbandonati in Piemonte, mi sembra. E con un'energia incredibile, mi ha scritto: ah, no, ma guarda, devi aiutarmi perché devo fare un libro, ma non ho i soldi, quindi voi mi aiutate, poi noi vi mettiamo in copertina. Insomma, questo è uno scambio di mail con questa signora, più un signore di 79 anni che ti ha già mandato dei regali, perché certo, poi vi faccio vedere. E niente, adesso diciamo le prossime fasi di sviluppo. Insomma, abbiamo raccontato un po' questa idea in giro per l'Italia, no, perlomeno nel nord Italia, a un po' di persone ed è piaciuta molto a quelli di Data TV, che da settembre faranno un programma che ha un obiettivo molto simile al nostro, cioè aiutare i progetti di piccole realtà associative. Quindi da settembre faremo questo programma insieme. Poi ve lo racconteremo. Verranno attivate le donazioni online, quindi vedremo se la parte di crowdfunding funzionerà, perché in Italia comunque le prospettive non sono delle migliori. Non so se avete visto Eppela, come si chiama, no, in questi giorni è stato lanciato 2 o 3 settimane fa, è uguale a Kickstarter, la copia italiana di Kickstarter. C'è solo un piccolo problema: e Kickstarter raccoglie 7 milioni di dollari al mese. Eppela, scusate, non che la Cina aveva raccolto 2.000 in 3 settimane. Risultati attesi, speriamo, anzi faremo in modo che i primi progetti presentati su ShinyNode vengano finanziati, perché questo comunque ci aiuterà a rendere ShinyNode diciamo valido. E raggiungimento, questo ce lo siamo dati noi come obiettivo dei 10.000 utenti anche alla fine del 2011. Ok, vi racconto solo l'ultima cosa, poi siamo tutti stanchi. Vi faccio vedere anche un video. A maggio siamo andati a Milano un pomeriggio, un sabato pomeriggio in zona Duomo, e visto che diciamo uno visto che uno dei, diciamo, delle caratteristiche di ShinyNode è quella del chiedere all'utente di abbracciare le storie, abbiamo pensato di andare a Milano ad abbracciare della gente. Allora, vi do intanto lo guardate. Comunque, tra le persone che abbiamo abbracciato durante quel pomeriggio c'è stato anche questo signore di 79 anni che lunedì, questo è successo di sabato, e lunedì mi ha mandato una mail strappalacrime, lunghissima, quindi diceva: ah, grazie, erano anni che nessuno si avvicinava, e gli ho risposto: si figuri, insomma, il sito è nato per questo e ci fa solo piacere
che questa cosa